Allora, Mimmo Lucano, una semplice domanda. Dopo tutto quello che abbiamo ascoltato e abbiamo letto, non solo nel libro, ma anche, diciamo, nelle interviste, alle volte uno si fa una domanda, ed è una domanda molto semplice. Ne vale la pena, andare avanti quando, molte volte dici, ma chi me lo fa fare? Questa è la domanda che mi sono posto io. Per tante situazioni e me la sono posta anche su di te, sulla vicenda, perché c'è qualcosa che ti spinge a dire va bene, vado avanti lo stesso, ma ne vale la pena secondo Mimmo Lucano? Ma questa domanda non me la faccio mai, quello ti posso rispondere che quando seguo quello che avviene nella mia coscienza e alcune volte ci sono momenti di, come devo dire, di incertezza, solitudine, anche malinconia, ma alcune volte c'è entusiasmo. E non saprei vivere in un modo diverso. E il mio interesse per costruire così, diciamo, comunità, contribuire a costruire, prescinde anche dai ruoli. Io non è che, come non sono sindaco, adesso devo rivendicare che non mi interessa più nulla, assolutamente non è così. Per me l'impegno nasce da una esigenza esistenziale, nasce da una e prescinde dai ruoli che ho e andrà avanti finché avrò questa avverto questa sensazione di entusiasmo nella coscienza proprio di così è come ti devo dire come un virus che mi fa prendere da parte delle persone che rivendicano diritti o che non hanno diritti. Immagino sempre di contribuire con le persone che sono considerate le persone più basse nella società. Anche da sindaco questo senso così mi ha accompagnato e mi ha fatto prendere la parte, nel caso dell'immigrazione, la parte di chi per me è come lo scarto dell'umanità. Hai detto una cosa bella, hai detto per me è una mission, per me secondo me è una vocazione, cioè se volessimo associare la laicità un po' all'apostolato, al fatto che dicevi prima, potrebbe essere la tua vocazione quella. Io ho detto sempre che l'ho detto anche in questa circostanza, questa sera, in un luogo tutto particolare. Che ti induce a quella sensazione di spiritualità, che non è una prerogativa solo del mondo cattolico, di chi frequenta le chiese, ma anche dei laici. No, ogni essere umano ha questo rapporto di profondità con la propria coscienza e quindi poi l'esperienza così, se noi non le sensazioni e anche le idee che non diventano, non si collegano con un'applicazione pratica alla quotidianità, alla vita, alle scelte, a prendere parte, a non rimanere in disparte, a non rimanere indifferente, non hanno significato, diventano delle cose che sono fine a se stesse, vuote. E ecco perché la storia che è accaduta a Riace, io ho detto, è come se tante cose sono date a un appuntamento, il popolo, il borgo abbandonato, un vescovo che ha rappresentato l'impegno di una chiesa concreta che interpreta, come devo dire, le esigenze anche di essere dalla parte di chi rivendica diritti, dalla parte degli ultimi. Di essere la mission come dovrebbe essere, come sulla storia che è stata la storia di Cristo, e come è stata poi nella storia la teologia della liberazione, che prende nel Sud America, i vescovi prendono la parte dei senza terra, rivendicano i loro diritti, addirittura sfidando gli squadroni della morte e con la consapevolezza che alcune volte il martirio fa parte di quella missione.
basta pensare ad Oscar Romero, così. Poi nel mio immaginario gli è servito molto, per me questo praticamente credo, sono convinto che la scelta così di una società che, e di un orientamento politico, io sono convinto che ad esempio il libero mercato, il capitalismo, il dio danaro seguono una logica così, seguono una logica che è antitetica ai valori del cristianesimo e della storia di Cristo e anche l'utopia sociale, anche l'idealità di una società dove non esistono le classi sociali, dove tutte le persone hanno il diritto ad essere uguali, l'uguaglianza è molto legata con la solidarietà, con la fraternità, non si può prescindere. Le differenze ti fanno capire che non è che le grandi differenze, che chi vive nel lusso, chi vive con niente, questo significa una società disumana, che antitetica ai valori del cristianesimo. E allora penso il capitalismo non è altro che l'egoismo socialmente istituzionalizzato. È una pratica completamente lontana dai valori del cristianesimo. E il pensiero politico che è stato alla base del mio agire è legato molto a quello che ho detto. Perfetto. La sinistra può essere cristiana, la destra no. La destra è antitetica ai valori, per la sua natura è antitetica ai valori del cristianesimo. C'era un vescovo della teologia della liberazione, si chiamava Pedro Casaldáliga, era di origine spagnola, però tutta la sua missione l'ha spesa nelle missioni in Brasile, e lui diceva appunto questo, che quando gli hanno fatto una domanda qual è il suo ideale di società, ha detto la maggiore partecipazione possibile nella maggiore uguaglianza possibile. Pedro Casaldáliga. E ha detto il socialismo può essere cristiano, il capitalismo no, perché è lo sfruttamento legalizzato dell'uomo sull'uomo.